Vuoi sapere come spiare qualsiasi concorrente e competitor? E scoprire tutti i segreti di qualsiasi sito web? Allora devi vedere questo video fino alla fine perché andrò a illustrarti e spiegarti i migliori strumenti disponibili in questo momento, grazie ai quali sarai in grado di spiare tutti i segreti della tua competizione in modo da vincere nel tuo mercato target. Tutto questo dopo la sigla. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy. E benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo video veramente veramente importante, fondamentale, in quanto andremo a vedere come si può spiare qualsiasi tipo di competitor, come possiamo quindi rubare le informazioni, gli ads a qualsiasi quindi sito web, che sia e-commerce, che sia un e-commerce brand ovviamente, che sia un dropshipper, qualsiasi persona, qualsiasi sito web. Ma prima di tutto vi chiedo la gentilezza, proprio con il cuore, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui miei video che usciranno a più non posso, soprattutto nel prossimo periodo. Quindi mi raccomando ragazzi, assicuratevi di iscrivervi al canale. Ma passiamo subito al fulcro di questo video, ovvero come spiare i migliori siti web di e-commerce e di dropshipping. Andiamo prima di tutto a utilizzare questo sito web, myip.ms, che ci dà quindi una visione di tutti i siti web per quanto riguarda l'IP, l'hosting, praticamente un database infinito di qualsiasi sito web. Ma quello che a noi ci interessa è spiare i siti web di Shopify, quindi siti web che vendono in e-commerce in questo caso. Quindi andremo a copiare l'IP 23.22.7.38.32 e lo andremo a inserire qui, ok? Quindi questo sito web ci dà le informazioni su tutti i siti web che sono sotto il dominio principale di Shopify, quindi tutti i negozi Shopify. Quindi la pagina con tutti i siti che sono relativi, sono sotto il dominio di Shopify, attraverso appunto questo pulsantino. Abbiamo qui quindi la lista dei migliori siti Shopify nel mondo, cosa che dovete prima di tutto fare per spiare come per esempio il sito è impostato, come se fanno upsell, cross-sell, come il loro checkout, email marketing, quando fate abbandono il checkout. Quindi potete spiare qualsiasi cosa dai migliori siti del mondo. Fashion Nova, che praticamente sta, da quando utilizzo questo metodo, da meno 3-4 anni che sta nella prima pagina, che quindi qua numero 6 in tutto il mondo. Brand incredibile, si focalizza, vedete, su ovviamente moda, moda femminile principalmente, però la nicchia che va a colpire sono, diciamo, i big booty, la fashion, diciamo la moda delle ragazze, soprattutto in America, che vanno un sacco queste cose con il big booty, ok? Quindi vedete qua utilizzano tutte modelle con comunque un posteriore degno di nota, e quindi vedete bene come vanno a targetizzare quella specifica nicchia, ok, di persone. Poi vabbè, ovviamente si sono allargati, adesso vendono qualsiasi cosa, però principalmente vedete un po' lo stile di Fashion Nova. Ok, quello però che a noi ci interessa è andare a spiare i nostri competitors, quindi in base al vostro prodotto, a quello che vendete, andrete a copiare le migliori tecniche. Per esempio qui abbiamo Gymshark, qua come il sito è fatto bene, uno dei miei siti preferiti, una storia bellissima. Tra l'altro ho già fatto un video riguardante il caso studio di Gymshark, lo trovate qua, ve lo metto qua a sinistra, in alto a sinistra. Vedete il sito come è fatto bene, utilizza i migliori influencer fitness mondiali, quindi veramente top. E sta qui veramente nella prima pagina. Ovviamente noi quello che ci interessa in questo caso, quello che voglio mostrarvi, è principalmente come possiamo spiare in questo caso un sito di dropshipping. L'ho già trovato il primo, che senza che vada a fare ricerca di nuovo, comunque, perché ne ho cercati uno per uno, il primo che dropshipping degno di nota è bluecrate.com. ok, questo è il sito di dropshipping, come potete vedere dai prodotti. Vedete, quindi vende tutti i prodotti dropshipping, prodotto un general store, quindi vende svariate cose, ma ha questo, diciamo, sito web un po' pop art con tutti i colori, che veramente è fatto molto bene. Voi entrate non direste mai che è un sito dropshipping per quanto è fatto bene.
Quindi, per esempio, questo è un altro drop shipping, il silenziatore per il naso per chi russa, che risolve comunque un problema, quindi ottimo prodotto per solo $10, ok? Quindi, prima di tutto, andiamo a vedere, scoperto questo sito di dropshipping, uno dei migliori al mondo, se non il migliore, andiamo a vedere quello che ci interessa a noi, andiamo a vedere i winning products, ok? E per questo utilizzeremo quest'altro sito, Xpareto, che ci dà sempre una lista dei migliori di tutti i siti di Shopify, ovviamente brand dropshipping, ma soprattutto brand, vedete qua, Movement Watches, Gymshark Gain, Fashion Nova, Kelly Cosmetics di Kelly Jenner, ed è qui comunque un'altra classifica, anche se quell'altra è più accurata. Questa comunque è un'altra classifica, ci dà la lista dei migliori siti Shopify che noi dobbiamo spiare per appunto implementare le loro tecniche di vendita, le loro tecniche di marketing, degli ads, di influencer del sito web nel nostro sito web, ok? Qua anche Sugar & Cotton, un altro sito famosissimo di dropshipping. Se andiamo a vedere qua best selling e le Facebook campaigns, quindi grazie a Xpareto possiamo andare a spiare i migliori best sellers di, per esempio, Movement Watches, copiando questo codice, questo script qui, e lo andremo a copiare per il sito che a noi ci interessa, ovvero in questo caso Blue Crate, o per quanto riguarda il vostro competitors, i vostri competitors, quelli che sono, e ci dà la lista appunto dei best seller. Vediamo che i loro best seller sono questi calzini, diciamo, di animale, con appunto l'animale, diciamo, ve li ordina per numero di ordini, quindi capite che questo prodotto ha venduto di più degli altri, quindi è un winning product, e soprattutto sapete quale sta vendendo, ok? Quindi, detto questo, sappiamo che sta vendendo questo qua, ma come sta vendendo lo dobbiamo andare a scoprire su SimilarWeb, strumento fondamentale SimilarWeb.com, in quanto ci dà un'analisi dettagliata del sito web che andiamo a targetizzare, in questo caso appunto bluecrate.com, abbiamo messo qui il nostro sito target di dropshipping, e ci dà l'idea appunto di quante visite il sito ha al giorno. Diciamo che 100.000, 110, possiamo più o meno fare una media di 100.000, beh, in questo caso 76, ovviamente penso che sia l'ultimo mese, sì. Ok, facciamo una media di 100.000 perché comunque dipende dal periodo. Vediamo qui il paese, ok, che ha più visite: United States, Brasile, Francia, India, Canada. Possiamo vedere anche le altre countries. Vediamo qui le fonti di traffico, quindi da dove vengono? Principalmente da direct, search e social. Ovviamente social principalmente, direct è compreso anche il link diretto, però sicuramente la maggior parte del traffico, dato che dropshipping, viene da Facebook. Qui abbiamo altri siti di referrals, quindi ci dà l'idea appunto di altri siti che stanno collaborando con loro, da dove può derivare altro traffico. Quindi vedete qua, loro collaborano anche con altri siti per appunto mandare traffico direttamente sul loro sito web e quindi acquisire nuovi clienti potenziali e non, quindi traffico comunque in generale. Qua le fonti di traffico, abbiamo quindi sulla ricerca, e soprattutto qua ci dà appunto l'informazione che a noi serve, ovvero l'informazione social, quindi da dove deriva il traffico principale, e deriva da Facebook ovviamente. Vediamo qui, utilizzano anche un po' YouTube probabilmente per retargeting, ma la maggior parte, 84%, del loro traffico deriva da Facebook. Ora che sappiamo che il loro traffico deriva da Facebook, andiamo a spiare. E spiando i loro ad, noi vediamo subito che tipo di ads loro stanno utilizzando. Vedete qua, questi sono, abbiamo visto, il best seller, quindi utilizzano l'ad fatto molto bene, devo dire, mi piace. Vedete com'è bello, attivo, cattura l'attenzione, con persone vere, molto simpatico. Questo è un prodotto che non si trova facilmente ovunque. Ripeto, fondamentale da capire la selezione del prodotto. Assolutamente fate una grande analisi di mercato del prodotto, del winning product. Ho già fatto il video a riguardo su winning product, assolutamente dovete vederlo, ve lo metto qui in alto a sinistra o alla fine del video, comunque lo trovate nel mio canale, come trovare il winning product perfetto, il prodotto vincente.
E quindi ritornando agli ads di brewcrate.com, vediamo comunque anche l'altro best seller. Vediamo la tazza che fa automescola il caffè, il cappuccino. Vediamo qui appunto il silenziatore di Russate, ok, che è appunto un altro video sicuramente fatto bene. Vedete com'è bello attivo, bello simpatico, che appunto creano questi video virali. E questo questo che voi dovete creare, un video virale che piaccia alla gente, che non sembri un ad soprattutto, che appunto faccia parte dell'ecosistema di Facebook, ok? Che comunque ricordatevi che alla gente non piacciono le ad. Quindi la prima cosa che voi dovete capire è come appunto creare un ad che sia il più possibile divertente, al tempo stesso, come in questo caso, vada a vendere qualcosa. Vedete come in questo caso tutto bello simpatico, caruccio, questi litigano, ma questa dorme. E questo è contento, devo dire, un video fatto benissimo con l'effetto virale. Sicuramente avranno un sacco di, vediamo se ce li mostra o non ce li mostra. Non ci mostra appunto le caratteristiche come i commenti, like, le views del video. È per questo che noi andremo a utilizzare Ads Spy, ok? Quindi strumento fondamentale, che già ne ho parlato nel video per quanto riguarda Winning Products. Quindi potete utilizzare AdSpy come strumento principale, sia per trovare prodotti nuovi e vincenti, ma soprattutto è anche per appunto spiare i vostri competitors. In questo caso vedete che abbiamo pochissimi ad visibili nel nostro ad library, la lista dei Facebook Ads di ogni pagina. Ma dato che su Facebook soprattutto i dropshippers utilizzano una marea di pagine diverse, e che quindi utilizzano appunto diverse pagine per sponsorizzare i loro prodotti, e diversi metodi e diversi annunci, andiamo a vedere in questo caso se aggiungiamo ai filtri Brewcrate. Intanto qui vi faccio una breve guida dove potete selezionare appunto nei commenti, potete cercare le parole chiave nei commenti, qua dove andrete a inserire la parola chiave. Ovviamente in questo caso Brewcrate, andrà a cercarla nel testo degli ads, nei commenti, nell'url, dappertutto. In questo caso andremo a cercare l'url, quindi Brewcrate. E il tipo di sito, se viene sponsorizzato da Facebook, da Instagram o tutte e due, maschio o femmina, quindi ci dà la possibilità anche di sapere chi è stato targetizzato nella lista di ad che andiamo a vedere, l'età, il tipo di ad, se video ad o foto ad, quando è stato creato. Veramente ragazzi, qualsiasi tipo di informazione di ad, capite che qualsiasi tipo di informazione che noi possiamo e vogliamo avere la troviamo qui grazie alla Spy. Incredibile strumento, recente, veramente nuovo, che dovete utilizzare, che non avete scelta se volete vendere online ormai. È inserito appunto come parola chiave, come filtro, Brewcrate, che è il sito target che stiamo prendendo in considerazione per questo video. Andiamo a vedere come loro appunto sponsorizzano, per esempio tramite questa pagina I Want One, brewcrate.com. vedete, questo qua è il creatore di sushi, diciamo, a casa. Buona idea, tra l'altro, correttore di postura ormai venduto da chiunque. Vedete qua, vedete, potete selezionare per numero di like, filtrando quindi per numero di likes e soprattutto per la nostra parola chiave otteniamo la lista dei migliori ads che stanno funzionando in questo momento e che appunto hanno ottenuto il maggior numero di likes e quindi funzionano. Ragazzi, mi raccomando, fondamentale capire, guardate qui questo ad, quanti commenti c'ha, quanti shares, quante condivisioni, ci dà la targetizzazione utilizzata appunto da loro, dei 25-41 anni, United States, Canada, il prodotto, il tipo di ads che hanno utilizzato. Ragazzi, incredibile, la Spy è uno strumento che qualsiasi marketer, qualsiasi dropshipper, qualsiasi venditore di prodotti e-commerce deve avere, perché davvero è essenziale. Guardiamo brevemente il video ad. Notiamo che utilizzano un'altra pagina, non utilizzano la pagina loro ufficiale Brewcrate, che è visibile in questo caso.
ma utilizzano Viral Thread, ok, come pagina Facebook, ed è qua vendono ovviamente un Punchable portatile, soprattutto per come antistress per chi appunto lavora in ufficio e impazzisce dalla mattina alla sera in ufficio. Vedete come è fatto sempre in maniera virale, come un video, appunto un qualsiasi video di Facebook, un video simpatico, che però alla fine l'obiettivo è la vendita del prodotto. E ovviamente soprattutto questa tipologia di ads che mostrano come funziona il prodotto e mostra soprattutto persone, ok, visi reali, persone comunque sorridono, in questo caso sorridono dopo l'antistress, dopo aver utilizzato il prodotto. Veramente un ad perfetto e spettacolare, che sicuramente avrà venduto un sacco. Infatti vedete 200.000 like, shares, visualizzazioni, tutto quanto. Potete scoprirlo grazie a Spy, cosa che non potete scoprire con appunto lo strumento convenzionale di Facebook, ovvero l'elenco degli ads in base al nome, perché per esempio questo ad non l'avremmo mai trovato grazie all'elenco di Facebook. Quindi capite bene che possibilità ci dà questo strumento. Avendo spiegato quindi le potenzialità di questo AdSpy, oltre che per appunto spiare i competitors, che ovviamente vanno sempre più nascondendo gli ads, ma grazie, come avete visto, ad AdSpy noi possiamo scoprire le loro pagine segrete, i loro ads segreti, cosa che, ripeto, non possiamo fare normalmente. Ovviamente con AdSpy non possiamo, e oltre che questo possiamo anche trovare i prodotti vincenti in base ovviamente alla nostra categoria di mercato, al nostro prodotto che vogliamo vendere, ok, ai nostri competitors. Possiamo sapere qualsiasi cosa. Quello che a voi interessa sapere ovviamente è il costo mensile di AdSpy, che è di $150 al mese. E ovviamente per me li vale tutti, perché $150 li fate con 2-3 vendite tranquillamente, pensate, e vi pagate tutto il mese di AdSpy e potete spiare e scoprire qualsiasi tipo di prodotto, qualsiasi tipo di competitors. Io sono riuscito a ottenere direttamente da loro, chiedendogli, un link con lo sconto di $50 mensili. Quindi il primo mese pagate invece di $150,99, e in più otterrete, attivando il vostro account, otterrete una prova gratis di 1000 ads, quindi di 1000 ricerche che potete fare tramite appunto AdSpy. E quindi ovviamente basta che cliccate il link in descrizione di AdSpy, che vi metto in descrizione, e voi otterrete immediatamente, attivando il vostro account, come detto, su $50 di sconto sul primo mese e soprattutto la prova gratuita di 1000 visualizzazioni, di 1000 ads. Mi preme dirvi che questo sconto di $50 più la prova gratis di 1000 impressioni degli ads è valida solo per le prime 10 persone che attiveranno tramite il mio link il loro account e attiveranno la membership. Avranno diritto a $50 di sconto e alla prova gratis di 1000. Quindi ragazzi, non avete tempo, ricordatevi che il tempo è denaro, letteralmente, e quindi sbrigatevi ad attivare il vostro account, perché veramente li vale tutti, vale fino all'ultimo centesimo AdSpy, e dovete solamente sbrigarvi, cliccare il link in descrizione e iniziare a spiare chiunque, a trovare i winning ads, soprattutto i winning products, quindi i prodotti vincenti, e sbrigatevi a creare il vostro business di successo, perché veramente ci sono una marea di occasioni. Vi ho mostrato qua AdSpy, potete spiare e scoprire qualsiasi tipo di prodotto che potete magari rivendere in Italia. Quindi correte e andate a utilizzare AdSpy immediatamente. E per il prossimo video ho avuto l'idea di recensire i vostri negozi Shopify direttamente live, quindi farò un video pubblico su YouTube dove andrò a mostrare i vostri siti Shopify, cosa non funziona, cosa funziona. Quindi recensione live del tuo negozio Shopify, basta che ti registri gratuitamente sul mio sito montanabusinessonline.com se non l'hai già fatto, e soprattutto di inviarmi il tuo sito web, il sito Shopify, alla email info@montanabusinessonline.com, e andrò a recensire personalmente live sul mio canale YouTube il tuo sito web, ok? Il tuo sito Shopify Store, e ti dirò tutti gli errori che stai facendo, cosa devi migliorare, cosa va e cosa non va. Quindi ragazzi, ovviamente il mio scopo è aiutarvi, e quindi se voi volete essere aiutati, continuate a vedere i miei video. Metterò il prossimo video proprio qui accanto a me, ok? Alla mia sinistra trovate il prossimo video utile che andrò a selezionare per voi e che dovete guardare adesso.
E soprattutto, se avete qualche domanda, sotto giù nei commenti andrò a rispondere personalmente a tutte le vostre domande. E vi mando un caro saluto e al prossimo video. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy.